Una degustazione esclusiva con lo chef Federico Caccamo ad interpretare il pane toscano DOP, un webinar per addetti ai lavori. Il consorzio studia per diventare grande. Crediamo molto che questo prodotto, il pane toscano DOP, sia uno dei principali attori dell'enogastronomia italiana e soprattutto toscana. Ci dispiace vedere che molti ristoranti e soprattutto molti agriturismi che dovrebbero utilizzare questo prodotto non lo conoscono e soprattutto non lo usano, e quindi crediamo importante che ci sia un progetto per valorizzare le qualità del pane toscano DOP e soprattutto farlo conoscere anche in cucina, perché l'elaborazione dei piatti attraverso il pane toscano DOP è un'elaborazione di piatti che ha una qualità superiore alla media. Ci sono voluti 15 anni per giungere al disciplinare, che ora è stato modificato per adeguarsi ai gusti e ai tempi che cambiano, con il pane scuro di tipo 1-2 o macinato a pietra. 1-2 significa che non sarà una farina bianca purissima. Esatto, potrà essere sia 1-2 macinata a cilindri, 1-2 macinata a pietra, e quindi i pani toscano DOP potranno ipoteticamente diventare anche 5. Però pensiamo che insomma i produttori vertiranno sulla tipologia 2 macinata a pietra, perché sarà quella più identificativa rispetto alla farina di tipo 0.